aperte nei confronti delle cittadine e dei cittadini ucraini, o siete pazzi, oppure siete estremamente sul pezzo, siete estremamente e positivamente provocatori, perché titolate respinti, cioè mettete al centro della discussione, tentate di mettere al centro poi con le limitate forze che può avere un piccolo editore indipendente come Altra Economia, però cercate di mettere al centro della discussione la figura dei respinti in un momento in cui ci raccontiamo di essere solidali, accoglienti e ospitali. E naturalmente in evidente conflitto di interesse io propendo più per la seconda, cioè non è un caso che abbiamo voluto dedicare questo libro inchiesta ancora a quelle che riteniamo essere la cifra del nostro tempo, cioè le persone condannate per ragioni puramente discriminatorie, perché non c'è una ragione alcuna, non c'è un'altra ragione, per pure ragioni discriminatorie all'esterno e talvolta anche all'interno del continente europeo, dell'Unione Europea, da poco più di 10 anni. Vivono e sopportano gli effetti di una strategia precisa, brutale e deliberata, ma voluta, di esternalizzazione delle frontiere, di confinamento delle persone, di respingimento delle persone. Ed è una strategia che si è articolata e si articola ancora oggi in diversi ambiti, su diverse frontiere, con le stesse identiche caratteristiche. Cioè la vediamo manifestarsi e l'abbiamo vista manifestarsi, ma sottolineo l'oggi perché non è qualcosa, non è un libro di storia, ma è un libro di drammatica attualità. Vediamo questa strategia manifestarsi alla frontiera tra la Turchia e la Grecia, vediamo tra la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina, tra la Serbia e l'Ungheria, tra l'Italia e la Slovenia, tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e la Libia, tra la Spagna e il Marocco, tra i paesi dell'Africa occidentale e le isole Canarie, quindi il territorio spagnolo, e lo vediamo drammaticamente in una frontiera oggi molto poco discussa, ma estremamente centrale nel fotografare l'ipocrisia del nostro tempo, che è quella tra Polonia e Bielorussia. È una frontiera di poco meno di 500 km, dove meno di 25.000 persone, non più di un anno fa, e accade ancora oggi, sono state etichettate dai nostri governi dell'Unione Europea quale attacco ibrido portato avanti dal regime di Lukashenko, dal regime bielorusso di Minsk, verso la Polonia, come se i migranti e le persone in transito fossero degli esseri inanimati nelle mani di qualche autocrate, che in parte poi è stato anche così. Bene, dove 25.000 persone hanno ricevuto dalla civilissima Unione Europea, che giustamente si pone come baluardo di principi, di diritti, di carte, di convenzioni, di costituzioni per i diritti umani, si sono viste respingere, condannare al gelo nelle foreste, nelle paludi, attaccare con cani, attaccare con cannoni ad acqua, hanno visto dichiarare uno stato di emergenza per allontanare giornalisti, operatori legali, operatori sanitari, volontari, coloro che potessero tendere una mano. Perché abbiamo voluto iniziare respinti da questa frontiera? Perché al contrario, pochi chilometri più a sud, noi assistiamo, e qui dicevo, non c'è altra ragione che non una discriminazione, se volete, su base etnica o razziale, che dir si voglia, ed economica. Pochi chilometri più a nord, invece, noi assistiamo esattamente a un film opposto, un drammatico spettacolo teatrale opposto, che è quello delle milioni di ucraine e di ucraini che fortunatamente si sono viste riconoscere dall'inizio di marzo di quest'anno l'Istituto della Protezione Temporanea e quindi hanno libero accesso al territorio dell'Unione Europea, addirittura hanno il libero accesso con le spese di trasporto gratuite, che è un altro tema centrale delle rotte a cui invece noi negli ultimi 10 anni, sempre più pericolose, sempre più nelle mani di trafficanti senza scrupoli, sempre più esposti a violenze delle polizie, abbiamo condannato poche decine di migliaia di altre persone. Quando, per darvi due numeri, mentre 25.000 tra yemeniti, iracheni, iraniani, congolesi, camerunensi, cubani anche, palestinesi, di cui non si parla più, al confine tra Polonia e Bielorussia ricevevano le mazzate e i calci e i pugni e i cani,
dall'altra parte abbiamo visto 3.700.000 ucraine e ucraini solo verso la Polonia, e ripeto, meno male, per fortuna, transitare in meno di 100 giorni di conflitto. Questo per dire che i numeri non sono un problema e che, come dice Michele Rossi del CIAC, la solidarietà fa spazio quando si vuole. Il problema è che non si vuole nei confronti, appunto, dei sudanesi e non solo, costretti ai lager della Libia, come li definisce Papa Francesco, di chi sta in Niger parcheggiato in qualche campo di reinsediamento che non vedrà mai, di chi sta in Bosnia ed Erzegovina in mezzo al fango, come lo abbiamo incontrato negli insediamenti informali, negli squat, e potrei continuare, chi sta nelle foreste della Bielorussia. Quindi ecco perché il titolo Respinti, ed ecco perché vogliamo porre una provocazione, cioè attenzione, perché in questi 10 anni abbiamo costruito muri, abbiamo garantito forniture, equipaggiamenti a chiunque, miliardi a chiunque, indipendentemente dalla sua caratura democratica. Non ce n'è mai fregato nulla per rispondere a una sola priorità: respingere e tenere lontane quelle poche migliaia di persone che sono riuscite ad avvicinarsi al continente europeo, perché la stragrande maggioranza delle migrazioni forzate, come cerchiamo di raccontare in questo libro, non interessa l'Europa, non ci sfiora, siamo spettatori. Eppure questo piccolo ruolo di spettatori decidiamo di, come dire, di recitarlo con la maschera dell'aguzzino. Ed è una cosa che purtroppo, specialmente in Italia, abbiamo visto manifestarsi in maniera molto trasversale. Ed è la ragione per cui invece questa strategia va combattuta, va contrastata, va raccontata, e cerchiamo di farlo con taglio giornalistico. Concludo solo con un numero: il risultato di questa strategia, appunto, di esternalizzazione, di confinamento e di respingimento, come ben la riassume Schiavone nell'introduzione, la possiamo raccontare con un numero, e cioè nel 2015, e qui andiamo indietro con la memoria, dove eravate nel 2015, uno cerca di orientarsi. Per aiutarvi vi rievoco l'immagine di Alan Kurdi, il piccolo bambino riverso sulla spiaggia, annegato e spiaggiato, nel tentativo di superare la Turchia e raggiungere la Grecia, Turchia che dal 2016 noi abbiamo dichiarato porto sicuro per i rifugiati siriani, e quindi abbiamo dato miliardi di euro al dittatore Erdogan per cercare di tenerli lì congelati. Bene, nel 2015 all'interno dell'Unione Europea gli attraversamenti irregolari, per usare la definizione orwelliana dell'agenzia Frontex, perché basta negare i canali irregolari per definire tutti irregolari, gli attraversamenti irregolari nell'Unione Europea da tutte le rotte, non solo dalla rotta Grecia-Turchia, furono meno di 1.900.000 in un anno, nel 2015, l'anno che noi europei ci continuiamo a dire che fu l'anno della crisi dei rifugiati. Voi pensate, crisi ucraina, 7 milioni e mezzo di ucraini che escono dal paese in 3 mesi, la stragrande maggioranza in Europa, tra Polonia su tutti, Ungheria, Romania e altri contesti. Dall'altra parte, 1.900.000 nel 2015 attraversamenti irregolari in un solo anno. Quanti sono stati nel 2021? 190.000, cioè il 10%. Roncadelle ha 10.000 abitanti, ok, meno di 20 Roncadelle in un anno all'interno dell'Unione. Uno si dice, beh, i migranti forzati erano spariti nel frattempo, no, in giro per il mondo, il pianeta si era acquietato, che bisogno c'era di garantire una protezione, un'accoglienza? Poi uno va a vedere i dati delle Nazioni Unite e vede che dal 2012 al 2020 i migranti forzati nel mondo sono passati da poco più di 40 milioni a 89 milioni. Tradotto, fuori da noi il mondo è in fiamme, già prima della guerra in Ucraina, per qualche sepolcro imbiancato che per fortuna ha scoperto la bandiera della pace nel 2022, meno male. Ma dall'altra parte la risposta dell'Unione è stata di chiusura. E quindi, raccontandolo frontiera per frontiera, il tentativo che abbiamo fatto è quello, ripeto, con rigore giornalistico, anche se poi alle presentazioni mi accaloro un po', sarà colpa anche del salamino che non ci hanno fatto nei tempi, maledetti, e mi accaloro un po', ma lo abbiamo fatto davvero con rigore, con attenzione, e cercando di raccontare le cose come stanno. Grazie Duccio. Bravo. Vabbè, lo si nota subito aprendo la
cos'è la seconda di copertina, non so, che sconti non se ne fanno a partire appunto dalle prime letture, l'ipocrisia dell'Europa che spalanca benevolmente le porte agli ucraini ma le chiude agli altri migranti più comodi, più scomodi e non bianchi. Luca, tu hai lavorato molto su queste, diciamo, sporche frontiere, soprattutto su chi le controlla queste sporche frontiere, cioè Frontex. Hai fatto un lavoro che ti ha valso grande attenzione nell'ambito giornalistico di ricerca, per cui se vuoi raccontarci come mai sono così sporche, al di là di quello che ha già accennato Duccio nel suo intervento. Grazie Agostino, buonasera a tutti e tutte. Sì, Frontex, che cos'è Frontex? È l'agenzia dell'Unione Europea che sorveglia le frontiere esterne, quindi è quell'organo dell'Unione Europea che dovrebbe aiutare gli stati membri a controllare i confini, a gestire il fenomeno migratorio. Considerate che tra il 2006 e il 2022 l'agenzia si è vista crescere il budget del 1600%. Nel 2022 aveva un portafoglio di 722 milioni di euro, quando appena 15 anni prima aveva un budget di più o meno 6 milioni di euro. La crescita dell'investimento delle istituzioni europee rientra nel quadro descritto da Duccio, quindi di un'Europa che in qualche modo vuole dare una risposta al fenomeno migratorio, sceglie la strada del confinamento, del respingimento e individua in Frontex un po' l'organo chiamato ad applicare questa strategia, ad applicarla nel concreto lungo i confini esterni dell'Unione Europea, ma anche più in là, perché l'agenzia Frontex oggi è attiva in paesi quali il Senegal, la Costa d'Avorio, la Nigeria, quindi in qualche modo è l'organo dell'Unione Europea che vuole bloccare addirittura fin dall'origine le migrazioni. Perché Frontex si avvicina tantissimo, diciamo, a noi? Perché nel dicembre 2021 raccontiamo su Altra Economia che il Politecnico di Torino, quindi una delle eccellenze universitarie del nostro paese, stringe un accordo con Frontex da 4 milioni di euro per la produzione di cartografie. E voi mi direte, vabbè, la ricerca, meno male che c'è qualcuno che investe sulla ricerca. Il problema fondamentale è che l'agenzia Frontex dal 2015 in avanti è diventata un tassello fondamentale proprio di quella strategia di respingimento. E quindi, per farvi esempi molto concreti, nel mare, nel pezzo di mare compreso tra i confini, il confine greco e quello turco, l'agenzia Frontex nel 2020 si stima che abbia osservato dall'alto circa 1000 operazioni di respingimento. Quindi le persone dalla Turchia tentavano di raggiungere le isole greche, venivano intercettate dalla guardia costiera greca che le caricava sulle sue navi, le identificava, le rimetteva sulle barche con cui stavano tentando di raggiungere il territorio greco, toglieva il motore e le respingeva verso la Turchia. Frontex, che su quel mare dall'alto sorvegliava, in qualche modo doveva essere un po' anche la garante, no, per l'Unione Europea del rispetto dei diritti fondamentali delle persone che erano coinvolte da queste operazioni, osservava dall'alto e per un anno non ha fatto nulla. Il direttore dell'agenzia si è dimesso a seguito di numerose denunce. Quando si è dimesso ha inviato una mail ai suoi funzionari spiegando: guardate, il compito che mi era stato dato dall'Unione Europea era chiaro, non dovevo essere il garante di chi rispettava i diritti umani, ma dovevo controllare le frontiere esterne europee. Quindi Frontex è l'esempio più plastico di questa strategia che raccontiamo, e in qualche modo appunto noi abbiamo problematizzato l'accordo di un'università come il Politecnico di Torino, che forniva i suoi servizi, i prodotti della sua ricerca a un'agenzia che poi li utilizzava di fatto per violare i diritti delle persone. Il ruolo di Frontex è ancora più problematico e in qualche modo ci apre un po' gli occhi di fronte a quella che dal nostro punto di vista è un po' una fase successiva nella strategia dell'Unione Europea.
Mi spiego, le sporche frontiere proviamo a metterle in contrapposizione con il vestito pulito che l'Unione Europea potrebbe avere nella tutela dei diritti umani, no? Alla fine i trattati su cui si fonda la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, noi stiamo assieme come Unione Europea, o dovremmo farlo, perché ci riconosciamo che in qualche modo almeno la tutela della dignità umana e il rispetto della vita delle persone dovrebbe essere la base, dovrebbe essere il paletto oltre cui non andare. In questo libro noi raccontiamo come questa cosa stia cambiando. È ormai quasi il diritto che rischia di piegarsi alla strategia, quindi piuttosto che giustificare queste operazioni di respingimento, di non salvataggio nel mar Mediterraneo, cambio le regole e quindi faccio in modo che le regole mi permettano di applicare quella strategia. Perché Frontex è sintomatica di questo processo? Perché Frontex in qualche modo... A Frontex è chiesto di realizzare quel tipo di strategia e nel momento in cui un funzionario dell'Unione Europea osserva un respingimento e non denuncia quel tipo di operazione, di fatto diventa complice e di fatto trasmette il messaggio che per l'Unione Europea quel tipo di operazione, quel tipo di approccio alla migrazione è in qualche modo condivisibile ed è giustificato. Noi speriamo di non arrivare troppo tardi rispetto alla modifica del diritto. Scusate, io sono un po' deformato professionalmente da questo punto di vista, perché ho degli studi giuridici alle spalle, ma per noi è centrale questo elemento, perché nel momento in cui cambi le regole, allora poi diventa più difficile bloccare queste pratiche e queste operazioni. Per fortuna, e lo raccontiamo nel libro, ci sono tante persone nel nostro paese, lungo la rotta balcanica, sostenute dalla rete Rivolti ai Balcani, che provano a rompere questo meccanismo e a far sì che in qualche modo ci sia qualcuno ancora che dica anche con forza che ci sono dei compromessi oltre cui non si può andare. Non stiamo parlando di una gestione più aperta o meno aperta del fenomeno migratorio, lo ricordava Gianfranco Schiavone proprio alla prima presentazione di questo libro. Stiamo parlando del rispetto dei principi fondamentali su cui noi abbiamo basato la nostra convivenza. E quindi Respinti vi racconta qual è la strada intrapresa dall'Unione Europea e poi vi racconta anche chi è che prova a invertire questa rotta e a fare in modo che non si arrivi troppo tardi per provare a contrastare queste pratiche e questa lettura del fenomeno. Grazie Luca. Io farei ancora una domanda a Duccio e una a Luca, ci prendiamo ancora qualche minuto, perché è difficile rappresentare cosa succede sulla rotta attraverso i numeri. Voi lo fate anche attraverso le storie all'interno di questo libro. Noi siamo stati sulla rotta diverse volte, abbiamo visto che cosa succede. Vorrei, Duccio, che tu spendessi qualche parola su come si rappresenta questa violenza sistematica ai confini, che non sono semplicemente i confini esterni all'Italia, ma che in parte hanno anche coinvolto molto il nostro paese. Beh, diciamo che la violenza della strategia si manifesta ad esempio nell'episodio di Zakaria, che è un giovane ragazzo afghano che abbiamo incontrato alla fine di ottobre con Agostino, con Manuela e con altri della delegazione di Rivolti ai Balcani, alla fine dell'ottobre dello scorso anno. Lo abbiamo incontrato, sottolineo, incontrare un afghano lungo le rotte balcaniche nell'ottobre del 2021 dovrebbe riaccenderci una scintilla nella testa e dire: beh, ma un afghano lungo la rotta balcanica nell'ottobre del 2021, tre mesi dopo l'ossessione mediatica, e anche qui meno male, anche se con qualche anno di ritardo rispetto alla presa di potere dei talebani a Kabul, ce lo ricordiamo il 15 agosto dello scorso anno. Anche delle manifestazioni, anche da parte di amministrazioni comunali italiane guidate da sindaci, diciamo, politicamente su tutt'altre sponde, no?
ci fu una stagione molto breve di grande accoglienza dichiarata nei confronti della popolazione afghana, lasciata dopo 20 anni di bombe tra le mani degli aguzzini precedenti. Bene, se invece andate lungo le rotte balcaniche, come ci siamo andati alla fine dello scorso anno, incontrate proprio i cittadini afghani, tra l'altro della minoranza zara, quindi le minoranze più perseguitate all'interno del paese, e la violenza si manifesta nella storia di Zakaria, respinto più di 20 volte da parte della polizia croata. Noi lo abbiamo incontrato a Velika Kladuša, che è una piccola cittadina bosniaca che sta nel cantone di Unasana, a nord-ovest della Bosnia, in questo sperone, diciamo, del paese, poggiato al confine con la Croazia come Velika Kladuša. Lo abbiamo incontrato in un insediamento cosiddetto informale, che è una maniera burocratica per definire un campo di fango dove le persone stanno come animali, con delle tende di fortuna, delle tende della Decathlon da pochi euro, solo che al posto di farci un campeggio in famiglia ci stai con le ultime cose che hai, se sei fortunato ancora uno smartphone, se non te l'hanno spaccato gli agenti della polizia croata, quindi della polizia europea, e stai in questa condizione per cui, ed è una delle caratteristiche secondo me più interessanti della strategia, dove si condannano le persone a non poter andare avanti ma nemmeno a poter andare indietro. Cioè, l'abominio dei nostri tempi è che stiamo condannando migliaia di persone a tagliare i ponti anche con il proprio passato, soprattutto con il proprio passato. Cioè, non solo cancelliamo il futuro e quindi una prospettiva migratoria, passatemi il termine, normale, ma stiamo anche condannando le persone a farsi terra bruciata intorno. E quindi ecco una delle caratteristiche, secondo me, di violenza che si incontrano. Appunto, la storia di Zakaria la trovo emblematica. Considerate che poi, quando abbiamo incontrato questa persona, lui si riteneva, tra virgolette, un privilegiato, perché aveva una parte della famiglia in Svezia, con cui stava cercando di ricongiungersi, quando invece dei suoi colleghi di viaggio, sempre afghani, si erano portati dietro 3 figli, nella tenda, figli piccolissimi, in condizioni di evidente stato di necessità, che in qualsiasi situazione, sono convinto anche il più retrogrado degli esponenti di estremismo e della non accoglienza, sarebbe portato a rendersi conto che così le persone non ci possono stare, no? E che questi maltrattamenti, tra l'altro, sono del tutto anche ingiustificati e immotivati, ma fanno parte della strategia, che deve essere su questo molto didascalica, no? E molto istruttiva, cioè educo, colpisco poche migliaia di persone per far sì che il messaggio venga poi trasmesso a chi ha in testa di provare a disegnare un itinerario come questo. E poi nel libro, lo hai detto, abbiamo riportato le storie, non ne abbiamo parlato qui stasera perché poi è una rotta abbastanza più raccontata, anche se ovviamente passatemi la forzatura, perché in Italia naturalmente non se ne parla, e soprattutto non se ne parla con attenzione, che è quella del Mediterraneo centrale, quindi delle torture, degli abusi, dei trattamenti inumani degradanti della Libia e di chi è condannato ai lager, o delle donne che subiscono violenze indicibili. Ma proprio in questi giorni, il 7 giugno, Human Rights Watch ha pubblicato un ultimo aggiornamento sulla frontiera tra Polonia e Bielorussia, con nuove testimonianze, ulteriori testimonianze delle persone che vengono condannate al gelo, alla foresta, alle botte, al freddo, alla sottrazione di telefoni, di documenti, alla rottura di occhiali. E su questo ricordo che invece, come Rivolte ai Balcani, abbiamo finanziato progetti in Bosnia per la fornitura di montature e di occhiali a prezzi calmierati alle persone che lungo la rotta se le vedono rompere, eccetera eccetera. Ecco perché il tema della violenza non è un tema di cui se ne parla nel libro così per una sorta di cultura un po' voyeuristica del dettaglio splatter, ma cerchiamo di riportare l'attenzione su questo elemento perché è un elemento strutturale della strategia, è strutturale. Cioè, il maltrattamento delle persone è funzionale all'affermarsi della strategia. E la cosa più odiosa è leggere oggi i resoconti di Frontex, che veniva bene riassunta prima da Luca, che oggi, dopo la dimissione di Legerie e quindi del suo direttore esecutivo, e quindi l'esigenza di ricostruirsi un po' una verginità, se volete, politica, diplomatica e pubblica, oggi vi invito, se voi andate sul sito di Frontex,
a leggervi i suoi resoconti dell'attività che svolge al confine tra Polonia e Ucraina, dove rivendicano l'attività di facilitazione nel passaggio al confine. E uno dice, bravissimi, ma perché l'Ucraina sì e l'ucraino sì e lo yemenita e la yemenita no? Cioè, qual è la ragione che non scappano, che la violenza in Yemen è meno efferata della violenza in Ucraina? No. Perché un iracheno no? Perché un afgano no? Perché un cubano no? Perché un palestinese no? Perché un camerunese, un congolese, eccetera, eccetera, eccetera? E fatichiamo a raccontare questa violenza perché non ci vogliamo probabilmente osservare allo specchio. Grazie, grazie Duccio. L'ultima domanda a Luca, la tua passione per gli studi giuridici, eccetera, vorrei che la rappresentassi in quel insomma, interessante risultato che ha affermato i respingimenti che l'Italia faceva al confine di Trieste. Se ci racconti un po' la vicenda e che si allaccia anche a quel ragionamento che facevi prima sulla solidarietà che sulla rotta si sta rappresentando in maniera molto, molto evidente. Sì, la sentenza a cui si rifà Agostino, facciamo un passo indietro, siamo nel 2020 e il governo italiano rispolvera un accordo siglato nel 96 con la Slovenia per cui c'era una base giuridica per poter prendere le persone rintracciate al confine italo-sloveno, siamo nella zona di Trieste, e quindi prendere le persone che riuscivano a entrare in Italia e riportarle indietro in Slovenia, riportarle indietro attuando una procedura che viene chiamata riammissione. Queste riammissioni sono state circa 1200 solo nel 2020 e il problema principale è che la Slovenia le persone che venivano riportate indietro non le teneva sul suo territorio per accoglierle, farle fare loro le richieste d'asilo, ma le respingeva a catena in Croazia e poi i poliziotti croati li riportavano indietro in Bosnia ed Erzegovina. Di nuovo al punto di partenza, la Bosnia non è Unione Europea, la Bosnia non è luogo in cui le persone che cercano protezione in Europa vogliono stare, ma soprattutto non hanno la possibilità per restarci, proprio le possibilità per costruirsi una vita nel paese. Ebbene, questi respingimenti a catena che avvenivano in circa 48 ore e in questi passaggi la violenza era una costante, come raccontava Duccio. Ci sono delle testimonianze di persone riaccompagnate nei pulmini con i finestrini chiusi e il riscaldamento a palla. No, pensate anche a quale livello si arriva, piuttosto di trasmettere il messaggio alla persona: tu non sei il benvenuto, tu devi stare in Bosnia e se torni qua ti ricapiterà questa cosa. Ritorno sull'Italia, l'Italia attua queste procedure di riammissioni grazie al lavoro splendido di due avvocate, ASGI, Caterina Bove e Anna Brambilla. Il Ministero degli Interni viene denunciato in quanto questa riammissione era illegittima secondo le avvocate, perché appunto esponeva le persone al rischio di trattamenti inumani e degradanti, non riconosceva a queste persone la possibilità di richiedere asilo in Italia, perché anche chi arrivava a Trieste e dichiarava di voler richiedere asilo, quindi rientrava in quella categoria che era inespellibile per eccellenza, veniva rimandato indietro. Ebbene, il Ministero degli Interni è stato condannato dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto come questa procedura fosse illegale e illegittima. In sede di appello, in realtà, se voi sentirete il Ministero degli Interni, che non il Ministero ovviamente, i funzionari, che racconteranno un po' che in realtà quella sentenza era una sentenza a metà, non è vero, perché semplicemente in sede di appello il giudice ha dichiarato che la persona che era stata respinta non si poteva provare che fosse lui e che quindi in qualche modo non poteva rientrare in Italia perché non c'era la certezza che fosse lui, ma tutto quello che riguarda la procedura in sé e il fatto che quello che faceva l'Italia era illegale e illegittimo, rimane.
Nonostante questo, purtroppo oggi sentiamo dal prefetto di Trieste al vice segretario del Ministero degli Interni Molteni che invocano a gran voce la ripresa delle riammissioni, e qua ritorna il diritto che diventa in qualche modo un accessorio, qualcosa che si può seguire oppure no, se in qualche modo la strategia è quella e l'obiettivo è quello. È interessante ed è bello sapere che anche grazie al lavoro dei solidali in Bosnia ed Erzegovina questa storia è stata portata davanti ai tribunali, perché la persona che ha denunciato in qualche modo era seguita in Bosnia, è stata accolta in Bosnia nel periodo, no, che è intercorso tra quando lui ha denunciato e quando il Ministero degli Interni è stato condannato. Quindi i solidali servono, non servono solo in termini di mera assistenza, di mera fornitura di cibo, scarpe, occhiali, ma servono anche per provare un passettino alla volta, una sentenza alla volta, per chi crede particolarmente nel diritto, a smontare questa retorica e queste procedure che vogliono, direi, invisibilizzare le persone. Noi vogliamo far scomparire queste persone, trasformarle in numeri, ma le persone sono storie, sono Zaccaria, sono tutte le persone che potete incontrare anche qua a Roncadelle, accolte negli appartamenti, sono persone, non ce lo dobbiamo dimenticare, e come diceva Duccio, il trasformarle in numeri, il barricarci dietro alla necessità di gestire questo fenomeno, come facciamo ad accoglierli tutti, è una scorciatoia per non guardarci allo specchio e vedere che cosa stiamo facendo non solo a chi respingiamo, ma a noi stessi, perché quando si cambiano le regole base della convivenza tra di noi, gli effetti, purtroppo o per fortuna mi viene da dire, non riguardano solo chi è respinto, ma anche noi che di quella società, di quella comunità facciamo parte. Bene. Grazie Duccio e grazie Luca. Vorrei dire che la rete Rivolti ai Balcani è iniziata con l'imperativo e il bisogno di svelare le malefatte che avvenivano lungo la rotta e soprattutto di in qualche modo di togliere questo senso di impotenza che tutti noi avevamo registrando appunto questi avvenimenti. Questo libro ci permette di fare un passo in avanti, un passo decisivo, perché nessuno non può più dire non sapevo, qui è scritto tutto con grande professionalità e puntualità. Grazie ancora a tutti voi. E c'è il libro è qui, prendetelo a piene mani, non esitate, non costa tantissimo, anzi ha un prezzo equo e sostenibile, e ci fa piacere coniugare questo primo momento di confronto e di presentazione con questo libro con un altro spettacolo che per la prima volta è a Roncadelle, che è appunto Il Sentiero degli Asini, che racconta di altri viaggi, di altre narrazioni, ma è comunque molto legato alla inscindibile desiderio dell'uomo di muoversi e di incontrare altri mondi. Quindi grazie agli artisti che si esibiranno tra poco, e grazie a tutti voi per la pazienza. Grazie a tutti e a tutte, da Agostino e da DL, e grazie mille.